Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, sono Phoenix e sono da solo come vedete perché il Phoenix purtroppo non è potuto venire. Oggi vi porterò in un luogo che si chiama Fontanellato, che è in provincia di Parma. Ma voi vi starete chiedendo il perché una persona che è un mago, che si chiama Hyde, che magari voi non lo conoscete però è abbastanza famoso, mi ha invitato e mi ha chiesto di, insomma, di far due chiacchiere, di fargli un video, e quindi vado in questo luogo dove c'è una fiera e questa fiera si tiene in questo castello che è appunto è il castello di Fontanellato. Quindi vi porterò lì e vediamo cosa ci troviamo. Ci vado un po' al buio, ci faccio 200 km, ebbene ci vediamo tra poco signori. Bene signori, sono arrivato in questa ridente cittadina che è appunto Fontanellato. Sembra un po' nella campagna, un po' dispersa, però è bella, c'è poca gente e si sta bene. Comunque adesso sto aspettando Hyde e poi andremo al castello a fare cose. Lo vedrete tra poco. Faccio vedere qualcosa. Prima qualcosa con i cubi. Bene, testo qualcosa. Allora, voi conoscete il cubo di Rubik, no? Sì, sì. Sapete che cosa si può fare col cubo? Si può scombinare, risolvere in modo normale o in modo magico. Io sono uno di quelli che riesce a mischiarlo, cioè a scombinarlo. Anche voi ci riuscite, immagino. Perché è semplice. Infatti, fare così anche in velocità, perché sapete che sono veloce alla fine usare il cubo, si può scombinare. Ma la cosa bella è che se ci sono delle persone che riescono a risolverlo in poco tempo, ci mettono 20, 10 secondi. Ci sono proprio i campioni mondiali che ci mettono 5 secondi. Beh, io voglio farlo in un'altra maniera, ovvero senza neanche guardarlo. Cioè, semplicemente passando così il cubo dietro la schiena in 2 secondi, il cubo si risolve. E non ci sono secondi cubi. Ora chiedo a un volontario, vieni, fai il giro, vieni qua di fronte a me se riesci, se no passa. Quello che dovrai fare è semplicemente mischiare il cubo di Rubik, ok? Prima però, come stavo appunto dicendo, voglio andare a fare una predizione con il cubo che lascerò all'interno di questo sacchetto. Le previsioni, come volete, non si fanno mai vedere al pubblico prima, quindi ora mi giro un attimo e la faccio, ok? Ci metto un secondo. Ci siamo. Quindi qua c'è una previsione che lascio qui, va bene? Poso un secondo qua. Bene, ora guarda, abbiamo due cubi di Rubik e dovrai andarli a mescolare tu, okay. Però dovrai farlo senza guardare, quindi sotto questo fazzoletto rosso, okay. Ora ti chiedo semplicemente di andare sotto con le mani, prendere il primo cubo, ok, e iniziare a mescolarlo senza guardare, okay. Inizia a mischiarlo quanto vuoi, dimmi tu quando ci sei, okay. Ci sei, ti piace, lascia pure, okay. Quindi ora hai un cubo mischiato e adesso andiamo a mischiare anche l'altro, va bene? Però aspetta, prima tiriamo fuori il tuo, mischia l'altro, vai, mischia, vai, ci sei? Bene, quindi abbiamo due cubi mischiati, davvero, cioè, sì. Non per finta. Ora quello che dovrai fare è scegliere uno dei due cubi, quindi come prima vai sotto con le mani e prendi un cubo, vai. Perfetto. Ora tu qua dentro hai lasciato un cubo che io non posso più vedere, giusto? Tu hai mischiato i cubi come volevi e io fin dall'inizio ho lasciato all'interno del sacchetto una previsione. Beh, secondo te una predizione col cubo, cosa può c'entrare? Cioè non ci sono carte, non ci sono numeri, potrebbe essere colori e posizioni, però sarebbe altamente improbabile. Ci proviamo. Vado lentamente a prendere il cubo, senza muoverlo, e ti faccio vedere che tutte le facce del cubo
sono tutte uguali. Vai a prendere, fai tutti gli 8 e i 9 neri e rossi, ok? Vai tu, tutti quelli neri e rossi che trovi, tirali pure, mettili così, così poi li sfidiamo tutti, così nel mazzo. Bene, vai, 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 vai. Aspetta, 1, 2, 3, sì, vai, ce ne sono ancora. Bene. Pensavo che sono finiti. Sono tutti? Sì. Contiamo? 1, 2, 3, sì, sono tutti, bene. E il mazzo invece ti chiedo di tenerlo. Perché qua c'è una carta. Il mazzo, tienilo in mano, così. Tra le tue mani, bene. Questo gioco appunto si chiama Acqua e Olio. Perché come funziona? Tu sai qual è il principio che sta detto all'acqua e olio? Cioè se tu metti acqua insieme all'olio, dopo un po' l'olio sale in cima rispetto all'acqua. La stessa cosa capita con le carte. Con le carte di colore diverso però. Quindi se io ho 4 carte nere e 4 carte rosse e vado ad intrecciarle tra di loro, quindi metto carta nera, aspetta quante ne ho preso? Ah, me ne manca una, scusate. Mi sembrava strano. 4 carte nere e 4 carte rosse e faccio quello che stavo dicendo, però le vado ad intrecciare, nera, rossa, nera, rossa, nera, rossa, nera, rossa, come con l'acqua e come con l'olio, se io aspetto un pochino le carte si dividono, infatti in cima finiscono le carte rosse e in fondo le carte nere. Per ora non sei tanto convinto perché non hai visto bene le carte che si intrecciavano, ne hai viste solo di dorso. Guarda, ti faccio vedere meglio le carte che si intrecciano. 4 carte nere alla mia destra e 4 carte sinistre, ecco, 4 carte rosse alla mia sinistra. Faccio la stessa cosa, ma stavolta ti faccio vedere bene le carte, quindi non così coperte, ma proprio guarda. La carta nera si intreccia con la carta rossa. La carta nera si intreccia con la carta rossa, è sempre così, nera e rossa. Cioè, quindi vedi proprio che sono intrecciate tra di loro. Hai potuto vederlo questa volta, tutti l'avete visto. Alcuni dicono che io abbia più carte, cioè avendo magari una carta in più rossa, una carta in più nera, io riesco a far tornare i conti e quindi a dividerle. Ti voglio far vedere che sono 8 carte, come le hai viste fin dall'inizio. 1, 2, 3, ovviamente sono intrecciate, 4, 5, 6, 7 e 8. Ma anche se ora tu sei sicuro che sono tutte intrecciate, che sono 8 carte, a me basta aspettare e come l'olio si divide dall'acqua, anche le carte nere si dividono dalle carte rosse. Beh, ma io ho voluto fare di più. Tu hai sempre tenuto fin dall'inizio il mazzo in mano. Io non l'ho mai toccato. Hai preso anche tu stesso le carte che ci servivano. Vado per la prima volta ad aprire il mazzo e ho aspettato talmente tanto tempo che tutte le carte, anche all'interno del mazzo, si sono divise in nere e rosse. Cosa sia? Mescola. Mescola tranquillo quanto vuoi. Tanto ho giocato con le monete. Ora. Poi senza farmele vedere, prendi 4 carte. Okay. Casualmente così va bene? Sì, sì. Non farmele vedere, Okay. Lascia giù il mazzo. Aprile verso di te, pensane una. Ok, e le faccio vedere anche in camera. Fai un giro indica. Ok. Ok, chiudi, ricordala, Sì. Mischiale, così neanche tu sai dove finisce. Ok. Quindi, 4 re, 4 assi. Preferisci gli assi o i re? I re? Quindi gli assi li lascio qua un secondo, Intendenza? No, ok. I re li metto in 4 punti diversi al contrario. Ok? Il primo, secondo, terzo, quarto. Ok? I re. Gli assi li lascio sopra. Ora ti spiego cosa faccio. Prendo gli assi, li metto in 4 punti diversi del mazzo, tiro fuori i re e li metto sopra. Ok? Voilà! Ah, merci. Merci. Guarda il dito che si sta. No, non è questo, cazzo. Bene, ora ti chiedo, faccio vedere a tutti le carte. Queste carte sono carte speciali, hanno dei cubi disegnati sopra. Sono un po' strane. Sono tutti cubi diversi, potete vedere. Ora chiedo a lui, che le ha già mischiate, io non le voglio più vedere, di prendere un cubo qualsiasi, quello che ti piace di più.
Bene, guarda pure il cubo, ricordatelo. No, scherzo, è difficile ricordarselo. Guarda, voglio provare a fare una cosa. Ovvero, voglio provare a riprodurre quel cubo sul cubo di Rubik normale. Però voglio farlo guardando la carta per pochi secondi. Dimmi tu quanti secondi vuoi. Da... anche meno. 7 secondi, vai, ci provo. Quando vuoi, gira e conta te. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ci sono. Ci provo, coprila con la mano, se sa mai che veda qualcosa. Ci sono. Vediamo. Vediamo se sono riuscito. È giusto? Sì. È uguale? Incredibile. Forse però sono stato fortunato. Perché voglio farti vedere un'altra cosa. Perché se io prendo il tuo cubo mischiato e vado semplicemente ad agitarlo con la mano, a scuoterlo in questo modo, come vedi il cubo si risolve. E insieme al cubo risolto si risolvono in realtà tutti gli altri cubi che hai visto, vedi? Tutti i cubi tornano risolti. E sai qual è la cosa ancora più bella? È che se io allo stesso modo, come la carta, prendo il cubo e lo scuoto così, in questo modo, questo si risolve. Allora, qualcuno di voi ha un mazzo di carte, vero? Bene, no, non mi serve adesso, volevo solo saperlo. Perché così faccio una cosa un po' più complicata. Mi spiego meglio. Allora, voglio farvi vedere questo strano cubo. È un cubo in realtà, come questi che abbiamo visto, ma non è colorato. Ha delle linee nere. Delle linee nere che non vogliono dire nulla. Almeno per adesso. Ora non ci servirà, infatti. Ora si useranno le carte. Questo cubo voglio semplicemente lasciarlo all'interno del sacchetto. Così non posso più toccarlo, guardarlo, manipolarlo, niente. E lo lascio qui. Ora chiedo a qualcuno, tu, semplicemente di dirmi. Chiedo a tuo fratello, come ti chiami? Elia. E tu? Elia. Tutti e due? No, ma io non vengo. Allora, ti chiedo di dirmi stop quando te la senti, ok? Non sentirti forzato in alcun modo. Stop. Qui? Vuoi questa o questa? Questa? Bene, non guardarla, l'appoggio solo qua. Bene, per ora non la guardiamo. Perché per una seconda scelta non andrò a usare solo un mio mazzo, ma anche un altro mazzo di carte. Chi è che ha un mazzo di carte? Qua. Uso quello meno costoso, ecco. Bene, questa carta che tu hai preso, hai delle tasche? Guarda, la metto qua in tasca, così non può toccare nessuno, non toccarla neanche tu, va bene? Perfetto. Per la seconda carta invece usiamo un altro mazzo, ora capirete perché uso due mazzi. Ci sono tutte le carte, vero, al suo interno. Tolgo i joker. I joker sono quelli di la bianca. Ok. Ci sono tutte. Mischio un po', anche se ovviamente non è mio il mazzo, in ogni caso non ci sono preparazioni strane. E vado a chiedere a te di... sì, dimmi stop. Stop. Butto queste? Sì? Così? Prendi pure la carta dove ti sei fermato e non la guardare però. Tenla solo in mano. Bravo. Ovviamente il mazzo non è mio, cioè... ci sono tutte le carte, non era toccato niente. Bene, un mazzo regolare. Perfetto, quindi ora abbiamo due carte scelte. A caso, mi ha detto stop quando voleva. Lui mi ha detto stop quando voleva, insomma. Due carte qualsiasi del mazzo. Sei la tasca. Beh, come vi dicevo all'inizio, qua dentro... Sì, lui ne ha in tasca. No, tu puoi anche lasciarla qua, tranquillo, non è un problema. Come vi dicevo all'inizio, questo strano cubo ha delle linee nere che così apparentemente non significano nulla e non formano nulla. Ma una cosa che non vi ho detto è che questo cubo, Hide Cube, è completamente collegato ai mazzi di carte. Ora voi... forse avete già capito perché ho fatto scegliere due carte anche da mazzi diversi. Perché molti pensano che sia collegato solo al mio mazzo di carte. In realtà è collegato a qualsiasi mazzo di carte, anche preso in prestito. Infatti, basta schioccare le dita
è che le linee nere che prima erano completamente a caso sopra il cubo, ora invece formano una carta. Ovvero il 9 di cuori, giusto? Ora aspetta, tu hai preso una carta inizialmente, giusto? Ti chiedo per la prima volta di andare a tirare fuori la carta dalla tasca e mostrarla a tutti. Sarebbe incredibile se fosse il 9 di cuori. Però aspettate, voglio fare ancora di più. Perché, come vi dicevo, il cubo funziona con tutti i mazzi, ma funziona anche se non viene messo all'interno del sacchetto, ma se ad esempio qualcuno lo tiene in mano. Tu metti le mani così, copri con una mano, ok? Ora si crea un collegamento non solo col mio mazzo, ma anche col mazzo preso a caso, con la sua carta, nelle tue mani. Sembra incredibile, ma adesso sul cubo, vado senza toccare nulla, c'è un'altra carta, ovvero il 3 di cuori, e nell'altra faccia ovviamente niente. Farvi vedere la prima volta a tutti la carta che hai preso. Ripetimi per favore il punto di partenza. Ma non diventa una subietia. Perché io traeva la parola tronca, forse peggior sentenza che non tenne. Di questo fondo della trista conca, giusto? Discende mai alcun del primo grado che sol per pena la speranza cionca? Dicevano tutti riguardando in Giuso, mal non vengiamo in Teseo l'assalto. Ciao ragazzi. Bene ragazzi, avete visto delle clip del maestro Hyde? Maestro Hyde. Esagerato. Abbiamo trascorso questa giornata fontanellato, sì. Questo luogo. Bel posto. Misterioso. È carino il centro, c'è un bel castello. Sì, sì. Se capitate vicino, fateci un giro perché è un bel posto. Eh sì, merita. E adesso. Bene. Andiamo a casa, andiamo al Conad. Andiamo al Conad, prendiamo la macchina e torniamo a casa. Torniamo a casa. Bene. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un bel commento, iscrivetevi. Vabbè, inutile che dica di passare sul suo canale. Perché, cioè, sì. Vabbè. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.